Romagnolo è responsabile del settore nuovi diritti della CGIL. Proprio in questo ambito, Maria Gigliola, ti occupi di problematiche delle persone trans. Ce ne vuoi parlare? Sì, certo, anche delle persone trans, in particolare delle persone trans, in quanto quando abbiamo cominciato una ventina d'anni fa, in Italia c'era soltanto il MIT a Bologna e pochissimo altro, ed è stata un'iniziativa molto importante, che ha preso molto. Abbiamo avuto gruppi di lavoro, persone che venivano da noi, un'atmosfera molto di sofferenza, di esposizione di problemi, ma anche un'atmosfera di grande collaborazione, di stima e di affetto reciproco, in modo da cercare di mettere giù assieme quali erano le prime difficoltà, i primi problemi più urgenti, più importanti, cosa che non era ancora stata fatta. Per l'Italia dei media fino ad allora, e anche per l'Italia assistenziale, le persone transessuali erano soltanto le prostitute lungo i viali, nella migliore delle ipotesi da aiutare quando si parlava di Caritas, ma non esisteva veramente altro. La scienza, proprio in seguito a questi, diciamo, stereotipi, sì, insomma, sono stereotipi abbastanza, come dire, anche comprensibili, perché siamo tutti cresciuti così, ma proprio nell'adolescenza gay, lesbiche, transessuali sviluppano grandi problemi, perché appunto hanno passato tutta la fase precedente dall'infanzia a vivere questo mondo composto di principi, principesse, maghi, fate, insomma, e quindi sì, dalla scuola parte una parte importantissima, sia per la persona in sé, sia per chi sta intorno alla persona, perché appunto casi di omofobia e transfobia hanno portato anche ai suicidi nell'adolescenza. Molte volte non si dice perché i parenti magari, certo, non vogliono esplicitarlo, però tanti casi di ragazzi e ragazze che si suicidano, che hanno 15 anni, che hanno 13 anni, che sono casi strazianti, e nascono e sono, come dire, sono generati proprio da un tipo di educazione monocorde. Forse patriarcale, un po' macista, diceva qualcuno. Vabbè, su quello non ci sono parole sufficienti. Comunque io omofobia da sola non la dico mai. Dico sempre omofobia e transfobia. E quando c'è la celebrazione della giornata internazionale dell'omofobia, io litigo con quelli che non ci mettono anche transfobia. No, bisogna mettercela transfobia, anzi forse è anche più evidente, perché una, sì, persona trans già fa una lotta nel fare la prova, nella società, insomma. Certo. Ed è ancora più dura, perché un omosessuale molto più dura. Si scopre omosessuale, ok, però non deve affrontare il percorso della transizione, la vita mi pare che si chiama prova della vita reale, o sì. Real life test. Esatto, che significa comunque essere come in realtà si è dentro, portarlo fuori, quello veramente è duro farlo, perché significa dichiararsi ancora di più, altro, sì, che coming out, di cui si parla tanto, e outing, che sarebbe anche questo da esplicare. Una persona transessuale credo che vive non ancora... Non c'è outing. No, no, non no. Non c'è outing per no, lì è difficile, ma io credo proprio che sia ancora più difficile per una persona transessuale affrontare proprio la società, forse perché non è pronta, o forse perché... Molti dicono che non è pronta, ma in realtà lo è. Ma diciamo che, come al solito, dipende moltissimo dalla famiglia. La persona trovata nell'ambito familiare accogliente, sono stati genitori che hanno ascoltato, che pur magari hanno voglia avvicinarsi alla persona, al ragazzo, che
problemi che soprattutto nei primi tempi. Se invece questo respingimento, questa repulsione che a volte veramente ha degli aspetti Opprimente. cruenti, comincia in famiglia, allora la persona veramente ha anni durissimi da sopportare, da superare e potrebbe anche non farcela, potrebbe drammaticamente non farcela. Che tu sappia appunto per esperienza diretta le differenze tra le persone che decidono di fare il percorso da uomo a donna e da donna a uomo sono differenti, cioè sono richieste diverse a livello di esperienze, del sentire, perché tutti pensano all'uomo che fa Sì, il... però in realtà esatto. ci sono anche le donne che decidono di fare il percorso Sì. opposto. Ma la cosa che li rende abbastanza casi diversi ha un aspetto positivo che è quello che la persona, il trans, finalmente possiamo dire propriamente il Il trans, trans, perché perché parliamo dell'uomo è trans. offensivo quando si dice in Sì, televisione esatto, il trans quando è si parla di... offensivo, è sbagliato, è cafone. Il trans si confonde molto meglio diciamo, nell'ambiente dove sta. Adesso lasciamo un attimo sospeso la questione dei documenti, ma molti trans che conosco, uno non direbbe per niente al mondo che prima erano una ragazza, cioè veramente le cure ormonali riescono veramente a cambiare completamente Fisionomia la del... fisionomia e la voce e per cui si confondono molto meglio e quindi forse da un certo punto di vista hanno un problema leggermente minore. Adesso io non voglio neanche essere No. troppo rosea, però è così. Mentre però per chi vuole, sente la necessità dell'intervento chirurgico di riattribuzione dei genitali, ci sono Le problemi difficoltà, maggiori, certo. ovviamente, perché la ricostruzione è complessa e come tutti noi possiamo capire, per quanto siano stati fatti molti passi avanti nella chirurgia, rimangono aperte molte questioni, piuttosto delicate e quindi ecco, c'è questa disparità, diciamo, Sull'organo mentre sessuale, praticamente la sull'organo falloplastica, sessuale. leggevo che per la sensibilità in pratica, Beh, cioè. hanno trovato per il passaggio uomo-donna, hanno diciamo, la tecnica chirurgica ha progredito moltissimo, sia in Italia sia all'estero, e riescono ad ottenere dei risultati molto buoni anche dal punto di vista, almeno a quanto ci dicono gli esperti. E anche molte delle persone che si sottopongono all'intervento, anche da un punto di vista della sessualità. Sono tutti interventi molto delicati, con degli esiti non sempre certissimi, come in tanti interventi Certo. peraltro, quindi per l'uomo è molto più complesso. In ogni caso ci sono molti trans che si sottopongono all'intervento in ogni caso e sapendo appunto che gli esiti saranno quelli. Si parla molto poco invece delle persone trans e le istituzioni carcerarie. Cioè, è una questione degli ultimi con gli ultimi, perché già comunque i carcerati, come sappiamo, proprio per il sovraffollamento delle carceri, vivono una condizione pietosa. Marco Pannella ne fa una battaglia, Rita Bernardini, lo sappiamo. Ma le persone trans all'interno delle carceri sono ulteriormente discriminate. Beh certo, carceri, ospedali, tutti i luoghi diciamo dove c'è una promiscuità di partenza
Si può dire questo, che in alcune carceri hanno iniziato da qualche anno, proprio in seguito alle azioni che abbiamo fatto con le associazioni, a creare delle zone un po' separate, perché tra l'altro lì le molestie insomma, erano veramente molto pesanti, quindi rischiavano spesso botte, insomma, erano veramente in una situazione anche degradata nel degrado, come dicevi tu. E quindi si cerca di creare degli ambienti separati, però per esempio l'aver fatto un carcere esclusivamente dedicato alle persone transessuali non era stata accolta da tutto il movimento come una conquista, mentre magari poteva sembrare di aver risolto il problema. Ci sono state delle voci controverse, nel senso che da una parte c'è la necessità di una sorta di chiamiamolo isolamento, ma che questo isolamento non significhi una specie di confino, Ghettizzare, una diciamo. ghettizzazione, Certo. per cui una parte delle associazioni erano favorevoli e hanno collaborato, un'altra parte era profondamente contraria per questo motivo, per via di questa specie di ghettizzazione, soprattutto nelle lunghe detenzioni, di fatto la persona trans vedrebbe solo delle trans, e questo insomma non è stato considerato il meglio per le persone transessuali detenute. Eppure leggevo su un articolo di giornale recente che avevano provato a fare invece uno spostamento, invece di mettere le persone transessuali in un reparto maschile, di metterle in un reparto femminile. Le donne del carcere hanno reagito male, cioè. Sì, lo so, l'ho letta anch'io, ma potrei dire che c'è un famoso esempio che io faccio sempre, che oramai l'avranno sentito tutti, che è quello in cui quando riuscimmo finalmente a far trasferire una persona operata con i documenti a posto e quindi perfettamente femminile in un centralino di una grande società, da una città all'altra, perché lei voleva togliersi di lì, come dire, non volendo frequentare più il lavoro che frequentava prima in sembianze maschili. Ebbene, quando siamo finalmente riusciti a farla trasferire, le donne chiusero a chiave le loro toilette. Questo è un esempio un'altra forma di respingimento che causò una grandissima amarezza. Ma non so, potrebbe essere una questione di gelosia o di competizione che magari non si può competere, Non perché. credo, no, ignoranza. Ignoranza. È ignoranza. Almeno in quel caso io credo che fosse ignoranza e una buona dose di meschinità, non altro. Cosa può fare quindi la politica o le associazioni LGBT in genere per abbattere questi muri che comunque sono dei veri e propri macigni che alle volte queste persone si portano dietro? Perché a parte vabbò, la lotta alla transfobia e all'omofobia, ma c'è proprio una cultura che va cambiata. Difatti il problema è cambiare la cultura, perché poi tutti gli altri strumenti ci sono, nel senso che se si vuole fare l'intervento, adesso con tutti i limiti, però si può fare, se non si vuole fare non si fa, si fanno le cure ormonali solo e ci sono. Però questo fatto che la cultura è rimasta così arretrata ha fatto in modo che anche su queste due questioni essenziali, diciamo che i farmaci sia diventato un problema averli, perché non esiste una voce sul bugiardino che dice che quello è che parla di Un transessualismo, farmaco quindi per loro. bisogna dare degli ormoni maschili a una ufficialmente donna, degli ormoni femminili a un ufficialmente Ufficialmente uomo. uomo, e molti endocrinologi hanno avuto problemi molto seri con le loro organizzazioni e anche multe. Quindi
in alcune regioni, tipo il nord-est, alcuni endocrinologi si rifiutano di prescrivere i farmaci ormonali anche a pagamento, non soltanto a carico del Sistema Sanitario Nazionale. Insomma, la questione che ci siamo posti noi, come mai una persona transessuale, ragioniere, ingegnere, diciamo, Beh, un lavoratore, impresa di sì. pulizie, insomma, qualunque, come mai non avendo, come dire, disabilità, non viene accettata, non viene accettata perché c'è questa ignoranza, questa grettezza, ma su quella si può fare anche poco, poi con la clima che gira nel nostro sistema partitico politico, la grettezza ci viene insegnata più che superarla, ma noi ci siamo molto lanciati sul campo della conoscenza della situazione, perché pensavamo, e la cosa ha dato effettivamente i suoi frutti, che le persone proprio veramente non sapessero che cos'era la persona transessuale o transgender. I giornali, i media in generale, la televisione davano solo spettacoli, continuano, Il binomio col prostituzione. binomio prostituzione, con la sfilata del marciapiede, Anche perché se con... si parla di transessualismo si vede la prima foto della strada. Esatto, sempre così. Avevamo e c'eravamo illusi di avere, avevamo fatto della specie di dizionari, li avevamo distribuiti, avevamo fatto tutta una serie di cose, ci eravamo illusi di aver raggiunto un minimo di risultato. Quando scoppiò il caso Marrazzo siamo Cioè, ricaduti ripiombati, sì. nel medioevo più nero, nel medioevo proprio veramente più nero. E quindi siamo ripartiti riscrivendo tutti gli organi di stampa, però non lo so, evidentemente non abbiamo una, ma si vede da tante cose, non abbiamo una stampa e un apparato di informazione veramente informato lui. Ma forse sono anche questi talk show, per parlare, Sì. che ne so, quello della Barbara D'Urso, Sì, che è comunque tremendo. spettacolarizzano un po' È tremendo. lo chiamano fenomeno trans, cioè quando in realtà fanno veramente lì una passerella di persone che magari fanno parte di un mondo, che è quello della prostituzione, che nessuno va Sì, beh. a condannare, però ci sono tanti transessuali silenziosi che nel loro silenzio, con la famiglia, con le varie associazioni LGBT, che ne so, Crisalide, il MIT, affrontano il percorso della transizione in silenzio, con sofferenza, in maniera normale, in maniera del tutto tranquilla, perché sono magari supportati dall'associazione Sì, come poi la tua? esatto, ma poi però capita la Barbara D'Urso che invita la trans che dice che porta a casa 12.000 euro al mese Sì, perché Efe. batte, Sì, certo. quell'altra che dice che sniffa, insomma, anche quando dovesse decidere di presentare, cioè. Che fai? Inviti una persona trans e poi le dici, dunque la mattina va all'università, al pomeriggio studia, la sera va in discoteca, cioè no, dov'è la notizia, no? Non E esiste. allora bisogna sempre cercare il caso eclatante o l'intervento che non è riuscito, o insomma. E quindi tutto ciò fa malissimo, fa veramente male, perché poi, ma persino qui dove siamo persone, insomma, il livello culturale qui è molto alto, mi rendo conto che quando io parlo di transessuali, sono poco seguita, sono poco, qui mi riferisco al comitato, il Partito Radicale ha una tradizione, enorme perché è stato quello che ha fatto nascere 30 anni fa, insomma, la legge c'è per merito dei radicali di allora. Però quando poi anche qui in queste occasioni parli di transessualismo,
ti ascoltano, ma non lo vedono mai come una situazione vicina a se stessi, la vedono come qualcosa che riguarda altro, se ne occupa lei. In realtà sono la lotta al pregiudizio, la lotta all'ignoranza, il non voler trascurare nessuna situazione, anche la più remota, anche quella che sembra che non ci riguarderà mai, fanno parte di un mondo civile che si sta cercando a tutti i costi di costruire. C'è una storia, una persona che comunque si è rivolta a te e che ti è rimasta dentro, che non lo so, ci pensi sempre quando vivi queste battaglie tutti i giorni e vorresti magari raccontarla per dire agli altri proprio questo, cioè il problema qual è che affronta una persona che vive il cambiamento? Ma sai, io ne ho conosciute tante e, come dire, più anonime sono e più grande è la loro vittoria, nel senso che il fatto di, come dire, entrare in una stanza, nessuno ti nota se non perché sei una bella figliola, un bel figliolo. Naturalmente, ecco, permettimi di essere un po' banale, cioè nessuno di noi può prescindere da Marcella di Folco. Te l'avrei chiesto. Perché con tutto ciò che abbiamo fatto delle vere e proprie risse telefoniche, non, poi alla fine, no, alla fine, insomma, poi dopo un certo punto lei mi cominciò a stimare e a volere veramente bene, cioè non dubito che quello che mi diceva fosse esagerato. Perché capiva che io non avevo veramente mai avuto nessun interesse né di carriera né di proprio, anzi, veramente non è così che No, si fa carriera né in politica ti né nel schieri con, ti stai sindacato. schierando comunque con una verità scomoda, cioè, quindi molti Una anzi non lo verità fanno. scomoda che non interessava un granché a nessuno, neanche in politica. Poi giureranno di no, ma è così. E anzi, cioè, potrei raccontare molti aneddoti, ma ecco, diciamo che era appunto questa figura, questa qui, che tra l'altro, se per caso leggeva su un giornale o una cosa, telefonava furente dicendo: ma cosa, ma come? Allora le dovevi spiegare. Questo sempre è stato fino Perché all'ultimo. lei comunque era un tipo molto irruento, nel bene e Sì, nel sì, sì. Ecco, male, un personaggio. quando è morta, tanto non ce l'aspettavamo, molti di noi non se l'aspettavano, perché pur sapendo della gravità della sua situazione, abbiamo continuato fino all'ultimo a vederla girare, sempre più magra, sempre più sofferente, però ufficialmente stava bene, lei non voleva far vedere La sua il suo sofferenza. coppellino, Sì, quello immancabile. i fiori, il suo ogni tanto irrompere nelle situazioni più impensate con il canto di frasi liriche, no? Quando è morta, molti di noi sono rimasti spiazzati perché non. Sì, come dire, era importante, lo sapevamo, ma non sapevamo che fosse così tanto importante. Io devo dire che ho assistito a uno spappolamento generale del movimento, cioè lei, i suoi pugni sul tavolo, poi noi li criticavamo, ma evidentemente erano estremamente salutari. Voglio dire, adesso la presidenza del MIT c'è la Porpora, che è una persona con cui abbiamo sempre lavorato tantissimo, scrive libri, è molto preparata, è molto brava. Non voglio che sembri che io sottovaluto o io, ma è una voce comune Certo. questa, eh. Però questa caratteristica di pugno sul tavolo e di vocione, che poi veniva anche alzato parecchio da parte di Marcella, evidentemente non so, teneva insieme le associazioni, il movimento, le persone.
Mi risulta che non siano più state fatte, per esempio, le riunioni del coordinamento trans, in pratica la gente non si è più vista, ognuno va un po' avanti per la sua strada, qualcuno si appoggia anche al Ministero delle Pari Opportunità, credo, con, come dire, molte parole e pochi fatti. Sarà anche che comunque io leggendo sempre su Marcella l'ho sempre vista come colei che ha accompagnato molte trans anche nel percorso di transizione. Molti libri la vedono protagonista come colei che proprio nel giorno dell'intervento Sì, era presente. anche c'è anche, sono anche un paio di film sulla vita di persone, quello su Nicole, per esempio, che la vedono, come faceva lei a Bologna, insomma, quando una persona si operava, riteneva di andare lì e aveva, come dire, il vezzo di voler vedere che si svegliasse. Tipo Maderina che va. Sì, tipo la madrina. Ma Marcella ne ha fatte tante, era un personaggio di spettacolo, insomma, di grande spettacolo. Noi parliamo di Fellini, non Fellini è è che stata insomma. protagonista, sì. Di fatto, l'ultima volta che l'ho vista era proprio in occasione di un suo compleanno, quando hanno presentato la raccolta di tutti gli spezzoni di film di Fellini in cui lei compariva, che peraltro non erano né pochi, né poco importanti, se noi pensiamo al principe delle donne, lì adesso non, il titolo esatto non me lo ricordo, ma, ed era stata una serata molto bella per lei, in cui aveva l'aria di stare benissimo, e invece appunto poi dopo pochi giorni mi dicevano che camminava poco, che non stava bene, che insomma. Invece un bel ricordo ce l'hai di Marcella, Sì. che ci puoi raccontare qualcosa. Guarda, io da un viaggio in Corea di alcuni anni fa, in cui le avevo chiesto cosa ti porto, mi aveva detto un ventaglio. Allora, tutte le volte che uscivo dall'Italia le portavo un ventaglio. Lei invece aveva fatto un'altra scelta, lei mi portava un bicchierotto, uno di quelli da negozi di souvenir. E devo dire che proprio quella sera del film, l'ultima volta che l'ho vista, voleva darmi appunto questo bicchierotto che aveva preso non so dove, anche da diversi mesi, e siccome lì non lo aveva, mi aveva detto: quando finisce tutto, passo dall'albergo dove sei e te lo porto a Bologna. E in realtà non ce la fece perché era troppo stanca, e quindi devo dire che siamo rimasti con questo debito, questo bicchierotto che è lì, che è mio, e però ce l'hanno loro. Chi lo sa, un domani magari ti Che arriverà, te lo farà me lo ricapitare. farà recapitare, visto che credo che abbia possibilità anche da dove si trova ora di Sì, no, ma interagire. io voglio farti un'altra domanda, credo abbastanza importante. Cosa possono fare invece le persone che non conoscono il mondo delle persone transessuali? Cioè, se dovessi lanciare un messaggio alle famiglie, alle persone comuni, come bisogna porsi nei confronti delle, chiamiamole diversità, quando poi in realtà diversità non siamo perché siamo tutti diversi a nostro modo. Io dico sempre che omofobia e transfobia sono due patologie terribili, e quindi se parliamo in senso, come dire, estremizzando, di vedere, di farsi curare da queste gravi questioni, perché una persona che ha, come dire, delle reazioni negative perché vede un omosessuale o perché vede una persona transessuale, non sta bene Il lei. problema è suo. A più semplicemente invece a dei genitori di cui posso capire anche i dubbi, le perplessità. Certo, vorrebbero figli che non avranno mai problemi, quindi insomma sapere che un figlio è omosessuale, una figlia è lesbica, una figlia è transessuale, inevitabilmente li mette davanti a una situazione in cui in prospettiva sanno che questi problemi da qualche parte prima o poi, poco o tanto, verranno fuori. Beh, a loro direi invece di non,
di non giudicare, di documentarsi, di chiedere, di farsi dire le cose da persone che conoscono la materia. Noi abbiamo anche sia le famiglie arcobaleno, che sono appunto nate col Certo. concetto della famiglia, sia l'agedo, che L'agedo. sono dei genitori che possono parlare con altri genitori, genitori di persone omosessuali, Omosessuali. anche transessuali, perché non è che c'è bisogno di fare tante distinzioni. Poi ci sono tante associazioni, c'è modo comunque di leggere, non Militia Christi, insomma, voglio dire, di leggere dei documenti scientifici, e la situazione poi un po' alla volta comincerà a entrare nella quotidianità della persona. I figli vanno seguiti, vanno aiutati, Vanno amati. vanno amati e accettati così come sono, quindi quello soprattutto è un messaggio importante, perché poi da lì, come ho già detto, si dirama un po' tutta l'esistenza. Se la partenza è buona, c'è più forza per affrontare il resto. Pensi invece che le istituzioni possano, magari non lo so, a questo punto io dico la politica, creare un vademecum, qualcosa che aiuti anche gli insegnanti, i medici, a capire di più? Ce ne sono, noi abbiamo fatto una piccola pubblicazione per i datori di lavoro, un'altra pubblicazione la sta facendo l'UNAR, o l'ha già fatta, insomma, in stampa, altre indicazioni si possono trovare presso le associazioni. Non è mai troppo, però insomma non si può affidare a questo una sensazione di soluzione dei problemi. Diciamo che tutto fa, per esempio questa piccola pubblicazione che abbiamo fatto noi, che abbiamo stampato nella nostra tipografia, quindi insomma proprio una cosa casalinga, per datori di lavoro, che avevamo fatto assieme a Crisalide, un'altra associazione di Torino che adesso non c'è più. Era stato un grande successo. Perché tra l'altro sono quelle domande che uno chissà perché se le fa, ma per esempio riguardano la toilette, cioè il datore di lavoro dice dove va, no? Cioè, allora aver scritto 10 righe per dire che uno, dato che poi chiude la porta, normalmente va Sì, beh. dove si sente di andare, cioè, però averlo scritto è sembrato da cosa da Nobel, ha messo la luce Sì, nella vita no, in questi cervelli vuoti, perché sembra e veramente aver non lo so, acceso, vabbè, scoperchiato il è vaso di Pandora. chiaro che insomma, no, anche quando successe quel fatto tragicomico in Parlamento Ah, tra quella Vladimir, Vladimir. vabbè, Vladimir, io metto la mano sul fuoco che stava con la porta È chiusa, chiusa, ma quindi sicuramente. non capisco. Hanno dato poi altre giustificazioni, insomma, Questo di questo caso. accadimento, ma non so. Ma io credo proprio questo, che forse essendo una questione di cultura, anche dico le istituzioni dovrebbero farlo come una cosa scontata, come mettono magari la sicurezza sul lavoro e pretenderlo un attimino dai lavoratori, che siano informati Sì, su certo. come ci deve comportare con le persone transessuali, con le persone omosessuali, ma in generale come si deve comportare con tutti, cioè una sorta di, non dico galateo, perché forse è una parola grossa dire un galateo di come si ci deve comportare con le persone, però sarebbe già giusto affrontare il tema, dice, sai, accanto a te potrebbe esserci una persona che è transessuale, tu non lo sai, quindi non è bello discriminare perché la discriminazione è qualcosa di latente, che magari uno se ci porta dietro nemmeno lo Beh, sa. poi le barzellette, le battute, Sì. insomma, lasciamole stare. Ci sono, per esempio, io mi ricordo di una ragazza lesbica che a un certo punto aveva una nevrosi terribile, perché poi a un certo punto tutte le volte che in ufficio si usava qualche termine, non so, Sì. cazzo, ecco, lei pensava lo dicessero per lei, per fare
come dire, per farsi sentire da lei, ma non era affatto così, ma insomma, alla fine la persona somatizza Sì, fa tutta la male. situazione pesante e anche quando non è il caso, soffre. Sì, ma è questa sensibilità che manca probabilmente. Certo, non si può darla alle istituzioni, bisogna, secondo me, affrontarla proprio con voi che siete più competenti, cioè le associazioni, le persone come te che comunque da sempre hanno affrontato il tema non solo dei transgender, delle persone in generale. Io la prenderei come qualcosa di utile e quindi altro che l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. Io darei veramente l'8 per 1000 a, che ne so, ai nuovi diritti della CGIL, alle associazioni come il MIT, che veramente fanno qualcosa di fattivo, veramente aiutano le persone a essere se stesse. Perché la Beh, al cosa. MIT si può dare, Il 5 credo. per 1000? O l'8 per 1000? No, il No, il 5 per 5 per 1000, 1000. sì. E quindi io credo questo che sia importante, cioè sostenere le associazioni, anche la Certi Diritti, che comunque si occupa delle Certo. persone trans, dei diritti in generale. Io quindi invito, diciamo, i nostri web ascoltatori a contattare Gigliola per qualunque cosa, perché sei disponibile non soltanto per i transessuali, per le persone trans, ma per qualunque discriminazione. Beh, diciamo che la CGIL è molto articolata e quindi siamo in tanti e po possiamo affrontare molti problemi, ecco. Niente, io Gigliola ti ringrazio veramente di questo tempo che ci hai dedicato perché comunque io credo che ancora c'è da fare molto per non solo per le persone transessuali, ma per le persone in generale che hanno dei dubbi o comunque non si sentono ancora a posto con se stessi e magari hanno bisogno di uscire fuori dalla propria stanza e essere presi per mano e tu hai preso per mano molte persone e credo che queste persone ti apprezzeranno e continueranno ad apprezzarti sempre perché sei stata una persona che ha dato voce a persone che non ce l'avevano. Ti ringrazio. Vi ringrazio io e buon lavoro a tutti. Grazie.